e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclama l'inno della tua gloria. Santo, 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 santo. Il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, prese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti. Per remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza. Ma compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, Pompeo e Gesù, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i che si affidano alla tua credenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto, divino e tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Santa Lucia e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, quello stesso Spirito che dice: noi ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Abba, Padre, così ci insegna a Gesù stesso a rivolgerci con fiducia, con lo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace,
ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Il corpo e il sangue di Cristo, vivi in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donano la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Ecco, chiediamo allo Spirito Santo la presenza di Gesù e Eucaristia in modo spirituale. Facciamo questa santa comunione nello Spirito, nel desiderio e la presenza di Dio, del Figlio, dello Spirito Santo sono in noi. Imiteremo il Signore con la sua presenza. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificando il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Facciamo il quarto giorno della novena a San Pasquale questa breve preghiera. Penetrate in cuor vostro dei sentimenti di profonda umiltà, voi, amabilissimo San Pasquale, vi reputaste sempre il più indegno, il più spregevole di tutti, scegliendo per voi i più bassi e vili servizi, come se fossero a voi dovuti per singolare diritto. Otteneteci lo spirito della santa umiltà, virtù così necessaria e fondamento di tutte le altre, affinché vivendo umiliati e sommessi qui in questa terra, ci sia concesso di essere glorificati ed esaltati con te nel cielo. Amen. Buonasera a tutti.